Ma rubare è sempre sbagliato? No. Il video potrebbe anche finire qui. Questo è un nuovo video della serie sui 10 comandamenti e oggi ci occupiamo dell'ottavo comandamento. Il settimo lo facciamo la prossima volta. Ora, questo comandamento viene solitamente tradotto come non rubare, ma è davvero così? Analizziamo il testo, come sempre utilizzando la storia e l'ermeneutica completa. Il comandamento è un'estensione di non uccidere. Siccome siamo obbligati ad amare il prossimo, a non fargli del male, questo implica anche a non fare del male alle risorse che servono per rendere felice il prossimo, non privarlo di tali risorse. Se il mio vicino ha una mela e io gliela prendo, il mio vicino soffrirà la fame, è come dargli una piccola morte. Se io posso fare a meno di quello che gli prendo, se io causo una sofferenza, sto commettendo un errore e giustifico che lui lo faccia con me e si ricade allo stato di natura. Questo comandamento nella Bibbia non riguarda solo il furto, ma riguarda anche altre cose. Violano l'ottavo comandamento anche quelli che truffano il prossimo, Levitico 19:35, coloro che non rispettano i contratti, i falsari, coloro che evadono le tasse, cosa ribadita poi nel Nuovo Testamento, data a Cesare quel che è di Cesare, che ne strillino i libristi. Sempre secondo la Bibbia violano l'ottavo comandamento anche i corrotti, coloro che spendono troppo e fanno gli spreconi e chi spreca il denaro pubblico. La Bibbia è estremamente severa in economico, fornendo 10.000 divieti su come non truffare il prossimo tuo. Non parla mai invece dell'aborto. Questo un attimo per dare uno schiaffone fortissimo ai conservatori e ricordargli le priorità del libro che dicono di aver letto, in realtà non è vero, e di cui invece sanno meno dei 14enni New Atheist su Reddit. Il comandamento è esteso anche al pagare stipendi ingiusti, schiaffo a chi è contro il minimum wage, contro la speculazione finanziaria, contro la manipolazione dei prezzi di mercato, vedi quanto sono precisi, e contro l'usura, infatti tecnicamente tutta la società occidentale è anticristiana. Questo comandamento è un'estensione del settimo comandamento, non commettere adulterio, quando fai del male al prossimo, toccando ciò a cui è legato, siano esse persone o cose. E questo l'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento ci va più pesante. Timoteo 1:6, da 6 a 10, l'amore per il denaro è la radice di tutti i mali. Sappiamo tutti quanti quanto male viene fatto in nome del guadagno. Gesù dice, nessuno può servire due padroni, perché odierai l'uno e amerai l'altro. Non puoi servire Dio e il denaro. Nero su bianco. Non è morte bianca interpreta liberamente, c'è scritto questo. E bisogna avere i prosciutti negli occhi per far finta di niente e dire, no vabbè qui intendeva, se vabbè intendeva. Gesù dice che bisogna vendere tutti i beni, darli ai poveri e seguirlo. I primi cristiani vendevano tutto e lo distribuivano equamente senza proprietà privata. Giuda vende Gesù per 30 denari, violando l'ottavo comandamento. E quindi sì, il capitalismo e il cristianesimo sono fondamentalmente incompatibili, che ne strillino i liberisti. Beati i poveri, è più facile per un cammello passare dalla cruna di un ago che un ricco entri in paradiso. Questi versi non sono compatibili con Wall Street. Di nuovo, che ne strilli il centrodestra italiano? O vi è capitalismo o vi è cristianesimo, tertium non datur. E tutto questo viene confermato anche dai grandi teologi del passato, come San Tommaso d'Aquino, il più grande teologo della storia, il quale disse espressamente che il furto non è sempre sbagliato, ma stranamente la gente cita Tommaso solo per parlare di evoluzione. Mai che parlino delle sue idee su aborto, democrazia, furto, no, se lo ricordano perché era un creazionista e per la sua vecchissima idea di inseminazione, su cui basano l'opposizione alla contraccezione. Ah, povero Tommaso, si rivolta nella tomba ogni giorno. San Tommaso, giustamente, come la moderna psicologia ci conferma, metteva in ordine i bisogni umani. Ci sono bisogni più basilari, respirare, perché senza muori dopo pochi minuti, bere, e senza muori dopo una settimana più o meno, mangiare e così via. Ci sono bisogni più importanti e bisogni meno urgenti. E dunque Tommaso spiega che il bene, ama il prossimo tuo, implica il soddisfare più bisogni possibile, per più persone possibile, pensando prima ai bisogni fondamentali, al sacrificio di quelli superflui se necessario, e pensando prima a soddisfare tutti di base al sacrificio dell'eccesso individuale. Insomma, cari ricchi, pagate le tasse e non rompete i coglioni. Cit San Tommaso. Summa teologica, credo capitolo 69. Such a beautiful number, 69! E quindi San Tommaso scrisse espressamente che è legittimo rubare qualora il bisogno soddisfatto sia più importante di quello sottratto. La super azienda miliardaria perde una mela? Ce ne faremo una ragione, il non morire di fame del bambino è più urgente, che ne strillino i liberisti. Questo concetto fu ribadito da tutti gli altri grandi teologi cristiani. Pensiamo al vescovo di Costantinopoli, San John Chrysostom, che scrisse che la mancata condivisione con i poveri è furto, o il vecchio detto cristiano, se hai due mantelli e il mio mantello il mio vicino non ne ha, il ladro sono io se ho due mantelli. E disse anche questo stesso vescovo, quando gli chiesero dove fossero le scarpe di un uomo povero, lui rispose, sono nel tuo armadio a prendere polvere. Proprio annichilito.
Dunque, per il cristianesimo, avere troppo denaro è una violazione del comandamento non rubare, poiché a livello biblico la proprietà non è sacra, visto che tutto è di Dio, e Dio comanda agli uomini di prendersi cura gli uni degli altri con il creato. E tutto quello che ho detto viene confermato anche dalla Chiesa Cattolica, in più documenti, da più papi, con Pio VIII che scrisse «rubare per mangiare non è peccato», nero su bianco, e lo disse anche Giovanni Paolo I, dicendo chiaramente e definitivamente, negarlo è di fatto un'eresia, la proprietà privata non è sacra e non è assoluta. Giovanni Paolo II lo ha confermato. Stranissimo, vero? Giovanni Paolo II che dice una cosa di sinistra. Sono sconvolto. Datemi un pizzico. Deve essere un sogno. E Papa Francesco, vuoi che non rincari la dose buttando il carico su briscola e dicendo il cibo non può essere considerato proprietà privata. Ah, bellissimo. Ovviamente in ambito protestante tutto questo non c'è. Calvino stesso reputava la proprietà privata come sacra e inviolabile. L'etica del capitalismo nasce in ambito protestante e Calvino scrisse urlando che chi non è contento della propria condizione economica è un peccatore. Va bene, ok. Ho argomentato ulteriormente nella filosofia di Robin Hood, in cui appunto spiego che, come ha detto Marx, il furto è un concetto strumentale, sancito dalle classi più ricche. Se liberi uno schiavo è furto? Eh sì, per gli schiavisti. No, diciamo oggi. E guardare un film piratato? La definizione di furto è cambiata e cambia a seconda di cosa le leggi permettevano come furto o meno. Ovvio che con questo non sto dicendo libera tutti, facciamo The Purge, ma di mettere in primo piano i bisogni individuali e i più importanti, che ne strillino i liberisti. E tutto questo parte proprio dal comandamento, perché come vi ho detto viene spesso tradotto come non rubare. Ma questo è sbagliato. Quel verbo andrebbe tradotto in maniera diversa, come numerosi linguisti hanno fatto dimostrare definitivamente. Quel comandamento non è non rubare, è non rapire. Non rubare esseri umani, per essere precisi. Questo è il comandamento che nella Bibbia viene continuamente citato, per questo si parla sempre di truffe, contratti e quasi mai di quanto riguarda i furti veri. Perché il concetto non è altro che non sfruttare un altro essere umano, non rapirlo, non obbligarlo, non spremerlo nel lavoro, non depauperarlo, non impoverirlo. Per questo così tanti teologi sottolineano che è peccato sfruttare i lavoratori con orari massacranti, paghe misere e altro, perché è quello il senso originale del comandamento. Non trattare gli umani come oggetti, non depauperarli, renderli poveri di tutto, risorse e infine la loro stessa vita, rubandogliela o come omicidio, comandamento precedente, o come schiavitù. In un precedente video avevo detto che il quarto comandamento rendeva la schiavitù di fatto impossibile e dissi anche che non la vietava ancora, perché era un altro il comandamento che la vietava proprio. Quello semplicemente la rendeva impossibile come conduzione. Ebbene, il comandamento è questo. L'ottavo comandamento vieta, tra tutte le altre cose, la schiavitù. Non puoi rapire un uomo né possedere un uomo, cosa riconfermata in Esodo 21:16 e Deuteronomio 24:7. Si vieta proprio il possesso, non solo il rapimento. Ma che la Bibbia fosse contraddittoria con l'idea di schiavitù era innegabile. Dio non ha detto forse che l'uomo è a sua immagine e somiglianza? Sì. E schiavizzare Dio è legittimo? No. Punto. Il comandamento principale è ama il prossimo tuo come te stesso? Sì. Se ami qualcuno puoi schiavizzarlo? No. Punto. Gli ebrei non erano forse schiavi in Egitto e Dio non li ha forse liberati? Sì. Punto. Levitico 25:10 non dice forse di proclamare libertà a tutti gli abitanti della terra? Sì. Punto. Queste sono cose incompatibili con lo schiavismo. Non le puoi rigirare la frittata e far finta di niente. E ciò viene confermato nell'ottavo comandamento. Non puoi trattare un essere umano come oggetto, come proprietà. E a questo punto gli schiavisti e i quattordicenni di Reddit amano ignorare queste frasi che ho detto sopra, dicendo cagate del tipo «Ah, non puoi dire che la Bibbia vieti la schiavitù, è un libro che dice tutto e niente». Però 5 secondi dopo dicono «La Bibbia è sicuramente pro-schiavista, razzista e filoariana». Il naso da clown, però, lo raccogliamo che è caduto. E ci ripiccano un passo della Bibbia che dice che se picchi un servo e questo non muore, non sei condannabile per morte. E quindi i quattordicenni dicono, traducono, che la cosa condona la schiavitù e la violenza. Allora, non solo si dimenticano sempre di citare il pezzo prima, dove dice che se uccidi un servo questo va vendicato, esattamente come qualsiasi altro cittadino, non solo si dimenticano di citare Esodo 21:26, dove viene detto che se ferisci in qualsiasi modo un servo lo devi subito affrancare, quindi far passare feriamo i servi come messaggio approvato è disonestissimo, quel passaggio biblico semplicemente sta sancendo che se non lo hai ucciso, non sei colpevole di omicidio, sarai colpevole di un'altra cosa, ossia percosse. Ma non omicidio.
Questa cosa vale anche per i non servi, viene specificato anche in Esodo 21:18-19. Stessa identica frase per i non servi. Quindi quel verso biblico non sta dicendo picchiateli e tanto finché non le ammazzate va bene. Sta chiarendo che se non muore nessuno, non è omicidio, servo o non servo che sia. Bisogna capire che nella Bibbia il danno ad una persona veniva misurato in base al tempo di lavoro, ossia, se io ti picchio, come si stabilisce quanto ti devo ripagare? La risposta è, per quanto tempo non potrai lavorare per via della violenza? 3 giorni? Bene, allora io ti devo 3 giorni di stipendio, che tu non guadagnerai. Nell'Antico Testamento il danno si calcolava così. Siccome il servo lavora per il suo imprenditore, se l'imprenditore ferisce il suo servo, danneggia se stesso economicamente. Quindi non deve ripagarlo, deve direttamente liberarlo, ossia sdebitarlo da tutto il debito, qualsiasi esso sia. Quindi una persona qualsiasi, se si rompe una gamba e non lavora per un mese, mettiamo, viene ripagata di un mese. Ma se uno diventa servo per un debito di 2 anni di lavoro, facciamo finta, per assurdo, e si rompe una gamba, viene liberato per tutti e 2 gli anni. Quindi paradossalmente i servi matematicamente sono più tutelati degli abitanti normali. Inoltre ricordiamo che Deuteronomio 21:15 rende obbligatorio per gli ebrei dare rifugio e amnistia agli schiavi fuggiti da altri paesi e che quando un servo viene affrancato dal proprietario, il proprietario è obbligato a dargli un regalo di vino, carne e farina, il bonus servitù. Altro che reddito di cittadinanza. E tutto questo nell'Antico Testamento, eh? Il Nuovo Testamento rincara la dose con schiaffo in faccia fortissimo agli schiavisti. Gesù insegna che tutti gli uomini sono uguali di fronte a Dio, cosa incompatibile con l'idea di ridurre un uomo a oggetto come la schiavitù, che ne strillano i 14enni su Reddit. Ora, qualcuno ha accusato Gesù di essere schiavista. Sì, quello lì, schiavista. Il motivo è che nelle sue parabole parla di schiavi, e quindi, dicono i 14enni atei su Reddit, questa è una prova che Gesù è pro-schiavitù. Ma le parabole sono esempi! Mica se io dico c'era una volta uno schiavo, sto dicendo ah, è giusto che ci siano gli schiavi. San Paolo conferma ulteriormente l'incompatibilità tra schiavitù e cristianesimo, dicendo non esiste né schiavo né libero, poiché siamo tutti uno in Cristo. San Paolo definisce gli schiavisti alla pari dei bugiardi e degli spergiuri. Quando uno schiavo scappò da San Paolo, Onesimo si chiamava, Paolo disse al suo vecchio padrone di riaccoglierlo non più come schiavo ma come fratello, convertendo entrambi alla fede cristiana e dicendogli se mi consideri alleato, tratta lui come tratteresti me. Quindi a meno di non trattare come uno schiavo Paolo, che era scelto di un romano, direi che il caso è chiuso. Anche Paolo è stato accusato di essere schiavista, e quando mai, per i 14 anni su Reddit, ateisti, tutti nazisti, ignorando tutti i passaggi precedenti e citandone uno solo, in cui Paolo dice agli schiavi di obbedire ai loro padroni. Quando invece avrebbe dovuto dire loro, secondo appunto i 14 anni suddetti, di ribellarsi. Allora, proprio il meme di Ciccio Gamer, allora. Innanzitutto qua, Paolo non sta dicendo che la schiavitù è giusta, semplicemente che finché uno è schiavo, gli conviene non far arrabbiare il padrone o sarà picchiato. È una mera constatazione di fatto. Paolo parla anche di malattie e guerre, mica sta dicendo che sono belle, però ci sono. Secondo, dire che Paolo avrebbe dovuto dire agli schiavi di ribellarsi, come fece Spartaco, ma nessuno dice mai come è finito Spartaco, o come sono finite tutte, e ripeto tutte, le rivolte degli schiavi. Massacrati tutti, crocifissi e sconfitti. Paolo, se avesse ordinato agli schiavi di ribellarsi, li avrebbe fatti ammazzare tutti e li avrebbe anche illusi. Paolo invece sceglie la via del dialogo e della comprensione, cercando di lottare contro la schiavitù legalmente e intanto di rendere meno miserabili le condizioni degli schiavi. Inoltre la gente si dimentica sempre di citare il passaggio completo. Schiavi obbedite ai vostri padroni e padroni fate lo stesso con i vostri schiavi. Quindi lo schiaffone in faccia c'è tutto per i New Atheist. Paolo aveva sancito definitivamente che in Cristo tutta l'umanità era liberata, quindi per i cristiani la schiavitù è invalida qualsiasi sia la ragione. Quindi, abbiamo parlato di Antico Testamento, abbiamo parlato di Nuovo Testamento, ora parliamo dei primi cristiani. I primi cristiani detestarono la schiavitù, lottarono per abolirla, scrissero tantissimo in critica, il cristianesimo si diffuse moltissimo tra gli schiavi e i cristiani accoglievano gli schiavi senza discriminazione, tanto che nei cimiteri cristiani schiavi e liberi erano sepolti insieme, caso unico nell'impero romano. E che tra i primi papi, ossia Pio I e Callisto I, erano schiavi. Questo anche per rispondere alla bufala che i cristiani odiavano gli schiavi. Sì, se è naso da clown! Però già solo il fatto che li battezzavano, ergo lo schiavo ha un'anima, fu un fortissimo segnale per la società romana, che iniziò a interrogarsi. Sant'Agostino definì la schiavitù come contraria a Dio e peccaminosa. San Tommaso concordò, definendo la schiavitù innaturale. Di nuovo, non si opponeva ai lavori forzati per criminali, ma questa, ripetiamolo per la quintiliardesima volta, non è schiavitù. C'è una differenza enorme.
Ok, abbiamo parlato di Antico Testamento, Nuovo Testamento e primi cristiani. Ora parliamo della Chiesa Cattolica, perché i protestanti hanno avuto idee diverse a seconda delle singole chiese, quindi non avrebbe senso generalizzare. Perché è molto diffusa l'idea che la Chiesa sia stata a favore della schiavitù fino a pochi anni fa. Sì, veramente, c'è qualcuno che ha detto che letteralmente fino a 2 secondi fa, cioè secoli dopo l'ultimo schiavo, stavano ancora a chiedere la schiavitù, per favore tornate schiavisti. L'hanno detto davvero, eh? Cioè, un secolo, vabbè, quante stronzate mi tocca leggere. Ciò è falso. Inizia il massacro. Allora, come sempre. In queste cose la Bibbia dice una cosa, e poi alcuni grandi preti, vescovi, cardinali se ne sbattono e fanno quello che vogliono. Purtroppo è una realtà che ben conosciamo. La Bibbia vieta la corruzione, vieta la ricchezza, vieta lo stupro, eppure singoli preti fanno questo e fanno altro. Gesù stesso aveva, ahimè, profetizzato questo, dicendo: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che si fosse messo al collo una macina da mulino e si fosse gettato in mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Luca 17, versetti 1 e 2. Quindi, il riassunto di Gesù è: alcuni miei followers faranno troiate e sappiate che ne prenderò dovuta nota. Ma una cosa sono i singoli cardinali e persino i papi, un'altra sono le dichiarazioni, le encicliche, i catechismi e le regole. E non è affatto vero che l'antischiavismo cattolico è una cosa novecentesca. È sin dalle origini presente e ribadito in ogni singolo secolo dogmaticamente. Il numero infinito di dichiarazioni viene detto che la schiavitù è peccato grave. Non serve essere cattolici per dire una cosa simile a maledizione. Ah, ma quindi le cose sono così, punto. E non possono essere ignorate. Anzitutto c'è da dire che tutti gli storici, sia atei sia credenti, riconoscono che il principale promotore della fine della schiavitù in Europa sia stata la Chiesa Cattolica. Come ho detto, per decenni predicazioni di ama il prossimo tuo, siamo tutti uguali di fronte a Dio, mal si sposano con l'idea di possedere un umano, che ne strillano i 14enni ateisti su Reddit. La transizione da schiavitù a servitù della gleba è dovuta al diffondersi della cultura cristiana. Sin dalle origini dello Stato Pontificio, tutti gli schiavi che arrivavano al Campidoglio venivano automaticamente liberati legalmente, e le encicliche e le azioni contro la schiavitù sono numerosissime. Ne posso citare solo alcune. I vescovi cristiani sin dalle origini facevano collette e usavano il loro stesso denaro personale per affrancare gli schiavi. Santa Batilde lavorò tutta la vita per abolire la schiavitù in Francia. Santo Ascar fece lo stesso presso i vichinghi. Sant'Egilio nel 588 e così via. Ma vi starete chiedendo, ma perché ribadirlo così tante volte? Non bastava la prima volta? No, non bastava. Perché ogni volta gli stati trovavano nuove scuse per aggirare i divieti e questi andavano riaggiornati. Raga, la schiavitù è cringe. Ok, per i cristiani, giusto? Ma per i pagani? Raga, la schiavitù è cringe. Ok, per gli europei, no? Ma per i musulmani? Raga, la schiavitù è cringe. Ok, però abbiamo scoperto un nuovo mondo e lì ci sono degli umani che magari un'anima non ce l'hanno, no? Raga, la schiavitù è cringe. Ok, però se ho detto che è cringe, ho detto che è cringe. Ma purtroppo la schiavitù è un business ricco, sono manodopera gratis. E per questo motivo tale divieto periodicamente veniva ignorato. E persino certi papi ebbero schiavi, ricoprendosi di vergogna, onta, come i papi che avevano 1000 amanti o che guerreggiavano, se ne fregavano altamente. Ma no, ignoriamole queste dichiarazioni, giusto? Non servono a niente, il naso da clown sempre presente. La Chiesa ribadì la condanna alla schiavitù addirittura prima che l'America venisse scoperta. Già nel 1435 venne ribadita da Papa Eugenio IV, in Sicut Dudum, affermando che ogni schiavista era scomunicato. Questo anche per dire che la resero illegale solo dopo che fece scandalo, il cazzo, manco era cominciata. E in questa enciclica il Papa, tra l'altro, diceva che era illegale per qualsiasi membro della Chiesa difendere come possibile questa pratica. Dai, dai, vediamo le arrampicate sugli specchi per smentirla questa frase, dai, dai. E attenzione, non solo i papi, i preti e i missionari, in particolare i gesuiti e i francescani, che da sempre sono la sinistra, diciamo, della Chiesa, videro le atrocità degli spagnoli in America e le condannarono apertamente. E tutto questo ci conduce a lui, l'incubo di tutti i conservatori, Paolo III. Una specie di palestrato che non si sa come sia stato eletto a Papa. Paolo III odiava 3 cose visceralmente. Odiava la schiavitù, aveva proprio un odio viscerale per questa pratica, odiava la famiglia Borgia, era uno storico rivale di Alessandro VI, e odiava la corruzione ecclesiastica. Paolo III, appena prese il potere, iniziò ad annullare numerosi decreti e corruzioni di Alessandro VI Borgia, e fece non una, non 2, 3 encicliche contro la schiavitù. Una di queste è quella che ci interessa di più, cioè il Sublimus Dei del 1537. Questo è uno dei testi più pesanti da un punto di vista teologico mai prodotto da un papa. Il linguaggio che usa lo rende legalmente parlando prioritario su tutto.
In questa bolla egli afferma che la schiavitù, non solo di indiani, ma anche di africani e altri popoli che si scopriranno in futuro, lo specifica pure! Aveva già capito? Essendo dotati di anima, cosa già detta da altri papi prima, la sta solo ribadendo, non possono essere schiavizzati, anche se sono pagati, pagani. Lo specifica pure prima che qualcuno scriva, vabbè, solo se si convertono. E non solo. Scrive anche che gli indiani hanno diritto di culto e di proprietà privata, e che non solo ogni forma di schiavitù è peccato mortale, ma anche che diventa nullo e vietato, come peccato mortale, ogni singolo tentativo da parte di membri del clero, compresi i papi, wink wink Alessandro VI, di difendere la schiavitù in qualsiasi forma, passati, presenti e futuri. Questo documento è definitivo e ha priorità legale su qualsiasi cosa, e i documenti, numerosi storici, concordano che è stato usato come manifesto dagli abolizionisti in tutto il mondo, e dichiara pure che gli schiavi, che vanno liberati subito, vanno pure ricompensati. Quindi questa è la prima forma di reparations per la schiavitù della storia. Ovviamente venne bellamente ignorato dal re di Spagna, e gli insegnamenti di Paolo III vennero ribaditi anche in encicliche successive. Urbano VIII per gli schiavi in Brasile e nelle Indie, Gregorio XIV, Pio VII, Innocenzo XI, Benedetto XIV, Pio VII l'ho già detto, quello che chiese al congresso di Vienna alla fine di ogni trattata degli schiavi. La rivolta degli schiavi di Haiti venne guidata da un devoto cattolico, così come la rivoluzione messicana che abolì la schiavitù fu guidata da un prete cattolico, ed infine Gregorio XVI. In supremo, che citando tutti i papi detti prima e molti altri, come Clemente I, Pio II, ce ne sarebbero tantissimi veramente, riconferma che sarà sempre illegale infastidire in qualsiasi modo, compreso furto e schiavitù, i popoli, e né si può aiutare uno schiavista. La bolla di Gregorio è importante perché alcuni vescovi cattolici del sud degli Stati Uniti, che erano schiavisti e filo protestanti, gli avevano detto, come diranno i quattordicenni ateisti di Reddit oggi, vabbè, sono solo interpretazioni, sono frasi, non contano niente. Di nuovo, signori, i testi dicono una cosa, e poi c'è chi ascolta e chi fa la faccia da clown con le orecchie da mercante per la propria narrativa. Che sia conservatrice o che sia New Atheism, alla fine il risultato è lo stesso. Ed infine, quello che molti confondono è il permettere una cosa con l'insidiare una cosa. Se io dico è giusto schiavizzare, come dicono i New Atheist di Reddit, sono uno schiavista. Mentre se io dico non schiavizzate, e se qualcuno schiavizza almeno non picchi lo schiavo, non sto permettendo la schiavitù, la sto insidiando. Cioè, se non riesco ad abolire qualcosa, posso almeno renderlo meno crudele. Questo è quello che molti non capiscono, confondendo spesso le parole e non le definitive encicliche, come le prime citate, di certi papi, tipo il concilio di Nablus, in cui si vieta ai cristiani di stuprare le loro schiave musulmane. Mica sta dicendo che la schiavitù è ok, che era stato già detto prima, sta dicendo ma almeno evitate di... Oggi i papi non parlano più di schiavitù ufficiale, perché non esiste più, parlano piuttosto di schiavitù ufficiosa, traffico degli esseri umani e nuove forme di schiavitù quale oppressione sul lavoro. Va bene tutto, ragazzi, ripeto, va bene essere atei, va bene essere credenti, però far passare Gesù come pro-schiavitù è talmente ridicolo che non c'è da commentarlo da parte mia. Sono talmente ridicoli che si smentiscono da soli ed è sotto gli occhi di tutti quelli che ascoltano. Vi lascio il link Amazon della Bibbia in descrizione. Anche questo video è stato revisionato dallo Scuro Teologo. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace e iscrivetevi a questo canale. Ringrazio i miei patrons, ci vediamo al prossimo video, e la schiavitù è sempre sbagliata, che ne strillino taluni.